Da alcune indagini che abbiamo svolto sui turisti cinesi, abbiamo evidenziato qualche particolare caratteristica rilevante sia per l'accommodation, cioè per il comparto alberghiero, sia per il destination management, cioè come indicazione da dare agli operatori. Noi ci siamo rivolti al mercato dei turisti cinesi business su Milano e poi abbiamo analizzato invece la differenza fra gruppi, leisure, dove il termine leisure è un po' anche approssimativo per il mercato cinese, in quanto sono turisti che non vengono proprio per vacanza, ma vengono per conoscere, quindi diciamo così, non per relax. Sono emersi dei turisti che negli ultimi anni hanno radicalmente cambiato il loro profilo, il loro quadro, sempre molto più attenti, molto più consci, conoscitori, poco attenti al food and beverage, nel senso che questo è un settore per loro abbastanza caro e di cui spesso, abituati già a una varietà a casa, non ne apprezzano ancora tutto tondo la potenzialità, ma su questo sarà un messaggio da dover dare agli operatori. E anche la parte di accommodation, che finora è spesso di 2, 3, 4 stelle al massimo, in quanto fermandosi solo di notte basta un letto comodo e accogliente e nulla più, mentre preferiscono risparmiare per dedicare allo shopping le loro risorse. Dicevo, anche in questo settore però vediamo il crescere dei 5 stelle lusso e dei turisti sempre più attenti e molto big spender.